Eccomi di nuovo qui con te a curiosare fra i miei acquisti. Oggi ho comprato una borsa che volevo comprare da un po' di tempo anche perché mi piace il brand che seguo da anni e mi piace soprattutto il colore, perché adesso vedrai. È una borsa di Gianni Chiarini. Per avere tutta la storia e le curiosità di questo brand ti invito ad andare sul mio blog dopo aver visto questo video di recensione e voti. La borsa l'ho comprata direttamente dal sito, che è chiarissimo, è molto intuitivo, è diviso, fatto davvero bene, quindi complimenti. E andiamo a vedere, apriamo insomma la borsa per come mi è arrivata. Ecco qui. Tenuta, insomma, come se fosse un oggetto prezioso. Ti dicevo, questo modello è una Sofia Bouquet Small, pelle con l'altra tracolla che adesso vedrai, ed è color pavone, ma per me è azzurro. Ta-da! Tutto ciò che è sul cromo dell'azzurro mi piace tantissimo. L'ho scelta perché non amo tantissimo le borse piccoline, ma volevo testarla, mi piaceva questo tipo di chiusura, mi piaceva il fatto che fosse particolarmente lavorata e il tipo di pelle, che è liscia, un liscio soft. Ha questa doppia tracolla che adesso ti faccio vedere, perché vado a spacchettare la borsa e quindi ad aprire la tracolla ti faccio vedere un po' tutti i dettagli e anche la borsa all'interno. Eccola qui. Poi andiamo ad aprire e troviamo l'altra tracollina all'interno, così cominciamo a guardare anche un po' quelli che sono gli interni della borsa. C'è anche questa tracollina, che è molto molto carina, con questo accessorio che è questo oro carico. Come vedi ci sono dei dettagli molto molto in vista, che sono la tintura e le cuciture, oltre ovviamente alla scelta proprio del materiale. Gianni Chiarini Firenze, lui ci tiene tantissimo alla provenienza dei prodotti. E adesso andiamo a guardare se c'è scritto anche all'interno che queste borse sono prodotte a Firenze. Ci dice che è pelle genuina. Ok, andiamo a guardare quelli che ti dicevo che erano i dettagli molto in vista, perché guarda come si chiude questa borsa e ovviamente c'è questa tintura ben in vista. Come puoi vedere, una delle cose che mi salta all'occhio, non so se è una scelta stilistica o un'ottimizzazione di costi o di chi che sia, una cosa che insomma andiamo a guardare è la tintura. Ovviamente il bordo non è perfettamente chiuso, ed essendo che qui si presenta proprio come se fosse un accessorio la tintura, si evidenzia ancora di più. Vado a toccare la tracolla, non dà fastidio al tatto. Vado a guardare un attimo quelli che sono le rifiniture. Le cuciture appaiono abbastanza buone. Ti faccio notare che qua sotto, poiché la tracolla poi da questo lato è montata tutto il contrario, magari poteva essere un po' più pulita, quindi dettagli un tantino magari più da curare. Vado a guardare sotto, c'è questo montaggio complicato, perché comunque insomma è una borsa, è un secchiello piccolo con questo montaggio, come vedi magari insomma fa dei piccoli difetti dovuti magari allo studio proprio del prodotto, non è neanche della lavorazione in sé, perché ovviamente quando si va a cucire ci sono degli spessori differenti, magari dà un po' questo senso di ondulato. Nel complesso la borsa non è male. E per questo, vedi, ci sono dei dettagli che poi sono stati curati, tipo una maglietta fatta qui per unire, vedi, sopra e sotto. I dettagli, come ti dicevo, degli accessori. Questo timbro così ben in vista che indica il brand. E insomma, passiamo ai voti. Per la tintura il voto è 3. Le cuciture il voto è 4,5. Le rifiniture il voto è 3, valutazione qualità prezzo, la borsa costa 155 euro, voto 4,5, utilità voto 3, ma come sai è per una questione di utilità che ne faccio io, che metto di tutto. Ti posso dire che la borsa è promossa soprattutto se vuoi avere un prodotto particolare e made in Italy, e
qualcosa da poter esibire, perché come ti ripeto spesso, il bello delle borse originali è che puoi esibirle. Compra sempre originale. Se ti è piaciuto questo video, commenta e condividi. Aspetto i tuoi commenti, i tuoi suggerimenti, e soprattutto ci vediamo la prossima volta. Ciao.